Ai playoff sarà dunque Monterosi-L'Aquila, un accoppiamento che i rossoblù non possono certo accogliere con favore, visto che fino all'88esimo della gara contro il già salvo Latte Dolce erano avanti con la prospettiva di andare a giocare a Rieti i playoff. Insomma, l'Aquila si congeda dalla regular season in maniera deludente, gettando all'aria una vittoria che, tra le altre cose, avrebbe regalato a Battistini una media punti praticamente da promozione. In ogni caso, il pubblico alla fine ha salutato la squadra con un lungo applauso a certificare l'apprezzamento per impegno e dedizione. Prima del match è stato osservato un minuto di raccoglimento in ricordo di Paolo Rossi, ex Gloria rossoblù, scomparso prematuramente in settimana. Stadio semivuoto, con lo spicchio di curva riservato ai tifosi, lasciato volontariamente deserto con un solo striscione polemico rivolto alla società Liberate l'Aquila Calcio. Mini turnover per Battistini in panchina, Pupeschi ed Esposito dentro Valenti dal primo minuto con Mininclair spostato a mezzala. Il primo squillo è di Peluso al decimo con una conclusione debole che termina a lato. Al 22esimo cross insidiosissimo di Valenti che chiama il portiere Garau a un intervento tutt'altro che semplice. Al 24esimo lo stesso Valenti lascia partire un sinistro dalla distanza che impegna ancora l'estremo difensore sardo. Al 28esimo splendida conclusione al volo di Peluso, deviazione decisiva di un avversario e sfera in calcio d'angolo. Al 36esimo il Latte Dolce si fa vivo in area rossoblù con un colpo di testa di Usai, debole. Sul capovolgimento, azione personale di Valenti, anche in questo caso conclusa in maniera poco efficace. Al 38esimo l'Aquila passa, colpo di testa di Noman che colpisce la traversa, sul tapin arriva Mininclair che ribadisce in rete. La prima frazione si chiude così sull'1-0. Nel secondo tempo i ritmi scendono, i sassaresi riescono così ad alzare il baricentro della loro manovra. Al 16esimo ci prova Sieno dalla distanza, palla fuori, non di molto. Pericolo per l'Aquila al 25esimo, Fidelli colpisce sotto misura, ma il suo tiro viene respinto. Al 29esimo colpo di testa di Pepe da buona posizione, palla alta. Al 34esimo slalom di Valenti che impegna Garau in una presa bassa non semplicissima. Al 36esimo ci prova Noman che si libera bene ed esplode un destro respinto dal portiere. Sugli sviluppi del corner calcia Peluso da fuori, ancora bravo Garau. Al 41esimo Peluso con il sinistro, la palla colpisce il palo. Inizia un finale pirotecnico, al 43esimo la beffa per i rossoblù, assist di Palmas per Usai che mette dentro a porta vuota, 1-1. Al 48esimo ancora Palmas, tutto solo davanti a Salvetti, spreca addirittura il colpo del KO. Stessa cosa fa Ranelli sul fronte opposto, la sua conclusione a colpo sicuro viene respinta in extremis e finisce così un 1-1 che delude l'ambiente rossoblù. C'è rammarico perché credo che dal punto di vista delle occasioni a rete siamo stati esageratamente alti, certo, eravamo coscienti che c'era un po' di squilibrio in avanti, quindi evidentemente dovevamo cercare di essere un po' più incisivi, più cattivi, soprattutto nella parte centrale della partita dove per me stavamo facendo veramente bene. E diciamo che è mancato un cambio sicuramente nel finale che potesse dare un po' di equilibrio, però ho voluto anche cercare di premiare questi ragazzi, soprattutto i quattro giocatori offensivi che stanno dando molto, hanno dato molto a questa squadra in questo periodo, quindi mi dispiaceva levarne uno a fine partita, ero convinto di riuscire a portarla fino in fondo. Abbiamo fatto un qualcosa di straordinario per quello che è la nostra realtà, di conseguenza siamo orgogliosi, fieri e felicissimi di questo risultato, di questa salvezza. Oggi è una partita bellissima, penso che il pubblico si sia divertito perché è stata una partita con continui capovolgimenti di fronte, giocata a viso aperto da entrambe le squadre. E noi siamo venuti spensierati come spesso accade a chi non ha più niente da perdere. Insomma, abbiamo fatto la nostra partita, credo che il risultato di parità sia il risultato giusto, il nostro pareggio sia meritato.